Ed ecco il professore. E Sonia. Uno di questi libri parla. Sogna perché l'ultimo racconto parla di una trasformazione che solo nei sogni può accadere. Nel vasto mondo sommerso, sogna di camminare sul fondo del mare, ma attenzione, là vigono altre regole, altre forze comandano il destino delle creature. È pur vero che il mare riesce a trasformare anche ciò che è contaminato in qualcosa di meraviglioso. Così nascono le perle, quasi per errore. Una malattia dell'ostrica. Un granello di sabbia entra nella conchiglia come una contaminazione, ma dopo molto lavoro la madre perla trasforma un motivo di minaccia in un simbolo di luce. Bene, ora se vuoi, anche tu puoi essere una pescatrice di perle. Dei cuerpos pintados che usano anche il corpo come elemento di scena, come vedete il corpo è proprio inteso come superficie dipinta. Simboleggiata nel balletto la metamorfosi, la nascita della perla, come ricordava il professore, da un'intrusione, da una che si potrebbe perfino definire malinizio di malattia, invece la nascita della bellezza, la perla. Le pescatrici di perle, il corallo. Quando le perle non erano ancora coltivate, non erano quasi mai tonde perfette, erano rarissime. Ed erano la difesa dell'ostrica, rispetto all'intruso non si riesce a sputare via.
una delle tante suggestioni suggerite da questo elemento dell'acqua, con qualche licenza narrativa. L'acqua, appunto, il tema di tutte queste manifestazioni. Vediamo sullo sfondo dello schermo un esterno del Palazzo della Civiltà del Lavoro, il Colosseo quadrato dell'Eo di Roma, esempio di architettura a lungo sottovalutata, invece adesso molto e giustamente rivalutata, è usata anche in spot, film e quant'altro. Torna il maestro Levi. Correndo a suo modo. Sì.